oggi un nuovo video recensione. Voglio parlarvi di una nuova collaborazione con il sito Bored Pretty Store, che chiaramente ringrazio. Ho avuto la possibilità di scegliere due prodotti che adesso vi andrò a mostrare e chiaramente vi parlerò di questi due prodotti. Nell'info box vi metterò tutti i link, quindi i link diretti dei due prodotti, il link di Bored Pretty Store, e vi ricordo inoltre che avete un codice, ve lo scriverò anche qui da qualche parte, GPH10, che vi dà diritto al 10% di sconto sui vostri acquisti su Bored Pretty Store. Allora, cominciamo subito con il primo prodotto. Vi voglio parlare di questo pennello, un pennello d'applicazione. Il prezzo del pennello è di, controllo, 1,85 euro, che al cambio sarebbero intorno al 1,70 euro. È un pennello applicazione. Il manico è disponibile in 4 colori, se non ricordo male giallo, rosa, bianco e nero. Allora, il pennello è leggermente più corto dei pennelli normali, dei pennelli classici. Ora, per farvi vedere la differenza, vi mostro un pennello Essence, che penso che conosciate tutti, quindi è proprio un pelo più lungo, più corto, che per me comunque è un pregio, perché io solitamente quando trucco gli occhi sono orba, mi avvicino tantissimo allo specchio e spesso e volentieri picchio e sbatto col manico nello specchio. Allora, le setole sono corte, compatte, rispetto sempre per esempio al pennello, quello della Essence, e sono più morbide di quello della Essence. Io spesso e volentieri sento parlare, a me piace il pennello della Essence perché è morbido, a me sinceramente non mi fa impazzire, è stato uno dei primi pennelli che avevo comprato, però lo trovo abbastanza, io trovo che punga. Questo lo uso principalmente per applicare l'illuminante nell'arcata sopraccigliare, visto che comunque è abbastanza corto, le setole sono abbastanza corte, lo trovo perfetto per l'arcata sopraccigliare, perfetto anche per sfumare la matita o l'ombretto sotto nella rima inferiore, e perché no, anche per applicare l'ombretto nella palpebra. Il pennello è stato lavato già più volte, non ha perso pelo, non ha perso colore, non si è deformato, quindi per quanto mi riguarda assolutamente consigliato. Il secondo prodotto di cui voglio parlarvi sono queste matite. Sono 12 matite doppie, quindi da una parte trovate la matita nera, che qua scrivono sia espressamente per gli occhi, con il suo temperino, quindi ogni matita ha il suo temperino, comodissimo, perché io tutte le volte li perdo, ci perdo mezz'ora per andare a cercarmi tutte le volte. Dall'altra parte trovate invece le matite labbra. Adesso magari certi colori sono un attimo improponibili sulle labbra, tipo il verde o il marrone, anche se poi la moda dei rossetti strani e colorati si sta un attimo evolvendo, quindi perché no, ci starebbero anche. Oppure se come me amate i trucchi artistici, i trucchi o i face painting, vanno benissimo. Allora, le matite costano 16,47 dollari, quindi al cambio quant'è? Controllo. Sono poco più di 15 euro e le matite sono leggermente più lunghe delle matite normali, anche come nel caso del pennello. Vi faccio il confronto con una matita Essence, di quella della misura standard. Uso sempre Essence come riferimento perché comunque è la marca che è abbastanza reperibile in giro e la conoscete tipo tutti, mi è cascato il mondo. Comunque, questa è una di quelle matite Bored Pretty Store, questa è la matita Essence, quindi assolutamente come prezzo, cioè poco più di 15 euro avete 12 matite doppie, il prezzo mi sembra ottimo. Adesso vi parlo un attimo della mina, della pigmentazione.
della durata. Allora, le matite non sono waterproof, quindi vanno fissate. Io ora sulle labbra indosso una di questi, poi vi farò vedere tutti gli swatch sia sul braccio sia delle matite indossate, le foto eccetera eccetera. Alla fine del video vi lascio tutto. E allora, la mina la matita nera, quindi la parte occhi, è un tantino dura, quindi non so se da qui riuscite a rendervi conto. La pigmentazione è buona, la mina è un pochino dura, nella rima interna non scrive, lascia un leggero alone ma non scrive, però per quanto riguarda la rima infracigliare superiore e inferiore va benissimo, vanno benissimo come sia usate a modo eyeliner, sia usate anche come base poi sfumata per applicare poi l'ombretto, quindi per fare uno smokey eyes, oppure se come me siete appassionati di trucchi strani, vanno benissimo anche per fare i rigori negli occhi, perché comunque la mina dura, se da una parte è un contro, perché comunque nella rima interna non scrive, perché comunque è un po' più difficile da sfumare, per certe cose è anche un pro, perché se dovete fare delle cose abbastanza di precisione, la matita con una mina dura vi aiuta un attimo. Invece per quanto riguarda la parte labbra, lì sia la pigmentazione che la durezza della mina cambiano a seconda dei colori. Adesso ora ve le faccio vedere tutte quante, che sono queste. Allora, comincio con le due che forse mi piacciono di meno, e sono queste due qua, quella grigio barra argento e quella giallo barra oro. Sono abbastanza morbide, il problema è che sulle labbra non scrivono tantissimo, cioè il colore abbastanza non rimane uniforme. Vanno bene per il contorno labbra, per il centro delle labbra insomma. Questa è il grigio e la grigia, cioè anche nella mano non scrive tantissimo, perché comunque la mina è abbastanza dura. E questa è quella oro. Quella oro è leggermente più morbida, però all'interno delle labbra non scrive tanto. Poi, in ordine, il viola è un colore bellissimo, un viola leggermente metallico, però anche questa è abbastanza dura. E qui magari sulla mano scrive, nelle labbra non tantissimo. Poi magari è anche una cosa soggettiva. Nel senso, nelle mie labbra magari scrive di meno, nelle vostre è leggermente più scrivente. Poi, quella che mi è piaciuta di più in assoluto come morbidezza e come scrivenza è questa qua, arancio. Il colore è bellissimo, è quella sicuramente più morbida di tutte e più scrivente. È coperto perfettamente tutte le labbra con una passata. 5 rossi che vanno dal rosso freddo ciliegia a un rosso mattone. Questa è duretta, però il colore è bellissimo e scrive abbastanza. Rossa, che questa scrivenza è buona, sulle labbra va benissimo. Idem per questa. Questa è leggermente un po' più dura rispetto alle altre. E infine il rosso, l'ultimo, questo. Abbiamo quella verde, che ho usato dalla parte nera, sorry. Vecchiaia, quella verde, e le due marroni, che il colore praticamente è identico, almeno per me, a me sembra identico. L'unica differenza è che una è la mina dura e una è la mina più morbida. Adesso troviamo spazietto, questa è con la mina dura e questa è quella con la mina più morbida. Forse vista così, quella con la mina più morbida è leggermente più scura. Comunque,
Rapporto qualità-prezzo direi buono, non mi esaltano tutte, nel senso che comunque, come vi ho già detto, la grigia e la oro vanno lavorate tanto, anche se comunque come base sia per le labbra che per gli occhi fanno bene. Chiaramente utilizzate da sole non coprono tantissimo. La viola, idem. Il colore è stupendo, però la coprenza non è perfetta, anche qui va benissimo usata come base. Tutte le altre mi piacciono tanto, l'arancio, ce l'avevo già detto, è una scrivenza pazzesca, i rossi sono tutti colori stupendi, e 4 su 5 scrivono perfettamente. I due marroni abbiamo una mina dura, una mina rigida, quindi va benissimo, e il verde idem, perché comunque è morbido e scrivente. Io niente, vi ricordo ancora il codice che vi dà diritto al 10% di sconto, GPH10, lo trovate anche lui nell'info box. E niente, io vi saluto, vi lascio a tutti i mini video e alle foto, e ci vediamo al prossimo video.